Carissimi amici della Pogonotomia, buona domenica. Oggi rasatura d'élite. Rasatura d'élite per i prodotti e diciamo per la élite di questi prodotti, ma anche per il nome vero e proprio. Vediamo subito perché. Allora, come ci radieremo? Ci radieremo con un gioiellino vintage. Questo è un Gillette President del 53, top gamma Gillette per l'epoca, penso non solo, penso che di questa qualità non ne abbiano mai forse più fatti. Rasoio in rodio. Ora, un rasoio del 53 vuol dire che è un rasoio che ha 50, 60, 66 anni. E assolutamente nuovo. È assolutamente nuovo, ma perché è il rodio che lo rende indistruttibile e inossidabile praticamente. Incredibile, incredibile. President costava 5 dollari negli Stati Uniti quando veniva venduto, prodotto per soli 2 anni, quindi ancora più raro. Lo armeremo con una treat 7 Day che ho recentemente acquistato. Perché questo autofocus ultimamente non. Vabbè. E facciamolo subito. Treat 7 giorni, quindi sarà magari un po' meno. È una platinum comunque. Io credo che il messaggio sia che è per una rasatura quotidiana, vediamo. Questa barba però è di 3 giorni, 3 giorni? Anche di più, forse, 3 e mezzo. Perfetta. Guardate che specchio che è questo. President, Gillette, ricercato per anni prima di trovarlo a un prezzo accettabile. A un astro, ovviamente, online. Cosa useremo? Se parliamo di Elite, parliamo di Floris. Floris crema la barba. Numero 89. Grande casa di profumeria inglese di Londra, Made in England. Eccola qua. Quindi facciamo così. Mettiamo a scaldare un attimo l'acqua. E ciotola di Rocco Contini, eccola qua, grandissima ciotola per il montaggio, e mettiamo la giusta dose di crema, eccola qua. Crema Floris, chiaramente sono prodotti molto ricercati, quindi anche abbastanza cari, eh. Questa è una natura d'élite. Mi ha fatto quello popolare, adesso d'élite. Usiamo il viso. E con il pennello bagnato, che ovviamente è un tasso. Tasso della DSS Cosmetic. Ciuffo 26. Guardate come si è aperto bene questo tasso con. Ecco qua. Iniziamo il montaggio. Un po' d'acqua, che male non fa, per dare il massimo del montaggio alla crema. Qui parte.
Guardate che consistenza questo montaggio, è veramente, veramente ottimo. Una crema proprio, una crema densissima. Va già bene così? Fin troppo. Andiamo a spanderla sul viso. Distenderla. Profumo delicato, molto inglese, direi floreale. Qui siamo su livelli di qualità altissimi, eh? Floris, Penarigons. E vediamo. Ecco qua, dal 1730, pensate, questi profumieri. Tasso veramente eccezionale, perché non è troppo morbido e mi piace così. Montaggio fin troppo compatto, ma va bene. Protettivo. E adesso la palla passa al nostro presidente, Gillette President, 1953. Una piuma, signori. Una piuma che però non fa sconti al pelo, eh? Li facevano bene i rasoi. Ah, ma sembra efficace. Cioè si sente, ma non pare mordere, quindi dovrebbe aver tagliato molto pelo. Concludiamo. Ebbene sì, mi aprono via tutto. Sciacquo il viso. Andiamo una seconda passata, aggiungendo però un po' d'acqua, perché se no è troppo denso. Qui non c'è più niente. Eccezionale questo presidente, pensate cosa doveva essere in quegli anni un museo del genere. L'acquisto della vita a livello di rasoi. $5 quando un Fat Boy ne costava tipo uno e qualcosa, mi pare 1,90. Credo, mi sembra che fosse una 90, per dire la differenza. Fat Boy già rasoio mi ha dato importanza. Molto bene, montaggio completamente scorrevole, e facciamo scorrere questo gioiello che non se lo fa dire 2 volte.
Impressionante. Come la casa abbia calcolato l'angolo di attacco, l'angolo di apertura dell'esposizione della lama in maniera perfetta. Veramente impressionante. Barba di 3 giorni e mezzo, coventrizzata in due passaggi. E manca il contropelo. Mamma che obliquo. Io potrei fermarmi qua, però c'è il dovere lasciare il contropelo. Andiamo di leggerezza. Proviamola a fondo. Mamma che rasoio, ragazzi. Io non l'avevo forse utilizzato una volta, ma non me lo ricordavo. Non so neanche se l'ho utilizzato una volta, non lo so mica. Un rasoio che ha 66 anni. Come nuovo. Questo va bene anche per tutti i giorni. E niente. Finito, non c'è più pelo. Mi sciacquo con l'acqua fredda. Sciacquo un attimo anche rapidamente gli attrezzi. E ciotola. Allora, tamponaggio, tamponatura. Tamponiamo e puliamo tutti i vari schizzi di sapone. Adesso, siccome è la rasura di Elite, cosa non si può usare se non il Floris Elite? Base, come mi ha suggerito Rocco Contini, al patchouli. Io pensavo su un vetiver, pensate quanto mi interessa di profumi. Io convinto che fosse un vetiver, chi me l'ha venduto, tra l'altro profumeria di altissimo livello, fa, ma è un vetiver. Invece no, patchouli. Fantastico. Anche qua siamo sui livelli. Uno dei miei preferiti, forse il mio preferito. Allora, infatti ho anche l'acqua di colonia piccolina perché costa un botto. Ma sì, mettiamocene un pelino, dai. Facciamo asciugare il dopobarba e lo mettiamo dopo. Intanto presentiamo i prodotti. Allora, Gillette President. Di più.
davvero, questo io ci ho messo 2 anni e mezzo a provarlo a una condizione economica accettabile, ma devo dire che sono felicissimo. È un rasoio eccezionale per la finitura, per il materiale, per la potenza di taglio, per l'esposizione, per la dolcezza. È un rasoio eccezionale. Treat 7 Day. Ha tolto via tutto, quindi ha fatto un buon lavoro. Non mi ha irritato, niente, tutto a posto. Promossa. Io ne ho presa qua, adesso vi faccio vedere perché poi l'ho presa su Amazon. E ovviamente le quantità sono, ne ho prese per un esercito. E infatti, tra l'altro, le ho prese a scatola chiusa perché ho detto, ma poi costavano anche poco. E mi sono fatto, come dire, come, ma sì, tanto voglio dire, alla peggio ci rimetto qualche soldo, ma pochi soldi voglio dire, mettiamolo nel suo cimiterino. E niente, quindi l'ho acquistata, le acquistate, però avevo un po' di timore, insomma, cioè, magari sono lame che non vanno bene, sono meglio le Treat Platinum, cioè questa qua sono perfette. Addirittura sono più dolci delle Platinum, ma assolutamente qua non c'è più niente. Poi non so fino a che punto metto del rasoio, che brilla come uno specchio, è pazzesco ragazzi. Cioè. 60, gli hanno detto 6 anni. Io lo asciugo bene questo qua perché anche se rodio va asciugato molto bene. Anche perché questo qua torna sotto chiave, assolutamente. Bello. Gillette. President. Top class. E niente, quindi pennello, l'abbiamo già visto. Anzi, prima la crema eccezionale, molto cara. Cioè, diciamo che questa si può anche, insomma, non è proprio indispensabile, però eccezionale. Cioè, è un montaggio particolarmente denso, particolarmente protettivo, alto livello. Alto livello, secondo me, è anche questo tasso. Mi pare sia un 2-band, credo, non mi intendo molto di pennelli, lo sapete. Manico Galaxy del DS Cosmetic. Mi piace molto il ciuffo grande, vedete, perché io ho una faccia grande, quindi ciuffo che si apre bene in viso, guardate, vedete? E non troppo morbido, ma nemmeno rigido, quindi un bel pennello, mi piace. Oggi mi piace tutto, ma soprattutto mi piace la linea Elite Flawless. Grandissimo livello, grandissimo livello. E allora, visto che il livello è grandissimo, ma il prezzo è altrettanto grande, io ho il mio mia acqua di colonia. Vedete che e ho il toilette, la differenza, così che è piccolo. Iniziamo bene la giornata con una spazzatina di questo. Con questo vi saluto, grazie a tutti i nostri follower sui vari canali social, Facebook, YouTube, Instagram e Telegram. Chi vuole aderire a Telegram può farlo rispettando le regole della community, che ormai è diventata una community praticamente, perché ci si parla, ci si scambia informazioni quotidiane, insomma, stiamo diventando un gruppo di amici praticamente, no? Da un'idea strampalata sta nascendo forse qualcosa di molto carino. Quindi grazie a tutti, grazie per i contributi, per i suggerimenti, per le critiche anche, perché no, ci mancherebbe ancora. E ci vediamo domenica prossima, buona domenica e buona barba a tutti.